Buongiorno a tutti e ben ritrovate l'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, daremo spazio all'editoriale di Don Arturo. Seguirà la lettura del calendario liturgico, degli avvisi e della parrocchia, dell'oratorio e di pubblica utilità. Salutando Don Luca Lorini, vi riproponiamo il servizio di Paola Rodella. Grazie Don Luca. Questa settimana la rubrica Verde, Orto e Giardino vede protagonisti l'alloro e il giacinto. Buona visione. Cari amici, a 50 anni dalla pubblicazione del Missale Romano in lingua italiana per noi di Papa Paolo VI, primo frutto del rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II, i vescovi italiani presentano la terza edizione del Missale con una rinnovata traduzione. Questa terza edizione rappresenta quindi l'ultima tappa di riforma conciliare che racconta come il cammino della Chiesa abbia preso spunto e continuamente coglie nuove possibilità per vivere questa riforma che è irreversibile. La Chiesa riconosce alla liturgia un'importanza decisiva per la sua vita, un ruolo determinante nel suo impegno di evangelizzazione. Ma come ben ha sottolineato Papa Francesco, l'applicazione pratica guidata dalle conferenze episcopali dei rispettivi paesi è ancora in atto. Perché non basta riformare i libri liturgici per rinnovare la mentalità. I libri riformati, a norma dei decreti del Vaticano II, hanno innestato un processo che richiede tempo, ricezione fedele, obbedienza pratica, sapiente attuazione celebrativa da parte prima dei ministri ordinati, cioè dei vescovi, dei sacerdoti, dei diaconi, ma anche degli altri ministri come i lettori, i cantori, tutti coloro che prestano la loro opera perché la liturgia sia non soltanto ben preparata ma ben celebrata. In verità, lo sappiamo, l'educazione liturgica di pastori e fedeli è una sfida da affrontare sempre di nuovo. I nostri vescovi, nel messaggio che accompagna la pubblicazione di questa nuova edizione del Messale, si sono rivolti alle nostre comunità con questo preciso invito. Riscopriamo insieme la bellezza e la forza del celebrare cristiano. Impariamo il suo linguaggio, fatto di gesti e di parole, senza appiattirlo, importando con superficialità i linguaggi del mondo. Perché la liturgia ha una sua specifica dimensione, che anche grazie a questo nuovo messale, questa nuova direttiva per la celebrazione dell'Eucarestia, racconta ed esprime nel modo migliore questa bellezza, questa originalità. Abbiamo avuto modo nelle ultime domeniche di ritirare dalla nostra chiesa di Gottolengo, dopo le celebrazioni eucaristiche, il foglietto che presenta le varianti del rito che riguardano in modo particolare l'assemblea raccolta, l'assemblea dei fedeli. Te ricordo semplicemente, per quanto riguarda l'atto penitenziale, viene riproposta l'antica invocazione di lingua greca, il Kyrie eleison, Christe eleison. Quando poi ci si rivolge alle persone, non si fa più riferimento solo ai fratelli, ma anche alle sorelle, e quindi
nell'atto penitenziale, nel confesso, si dice: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle. E nella seconda parte, supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle. Nel Gloria, l'inno di lode a Dio, c'è il cambiamento. Non più pace in terra agli uomini di buona volontà, ma agli uomini amati dal Signore. Due varianti per quanto riguarda il Padre nostro nella seconda parte. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi, quindi con l'aggiunta del anche noi li rimettiamo i nostri debitori e poi non diremo più, non indurci in tentazione, ma non abbandonarci alla tentazione e liberaci dal male. Una delle conclusioni dell'Eucaristia prevista è il recupero dell'antico invito da parte del ministro ordinato. Ite missa est. Questo è previsto solo nel canto, ma credo che nella semplicità e nell'immediatezza della lingua latina dica tantissimo. Ite, andate, missa est. È la missione. È tempo di portare al mondo ciò che abbiamo vissuto insieme in questa Eucaristia, e la missione è portare Cristo a coloro che abbiamo vicini e lontani. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 22 novembre, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Lunedì 23 novembre, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Veronica, Giovanna, Giuseppe, Arturo, Antonino e Marini Anselmo. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Zaccaria, Luigi, Clementa, Calogero, Giuseppe e Rina. Martedì 24 novembre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti Più Beni Maria, Musa Medeo, Baronio Simone, Giacomino Zacco, Lucia, Bernardo e Maria. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Tenini Fausto, Celsa e Renato. In oratorio alle ore 20, Coroncina delle 100 Requiem e preghiera di lode e guarigione. Mercoledì 25 novembre, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunto Don Pietro Lazzaroni. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Almici Calogero, Giuseppina, Zaccaria, Ennio, Elisa e Bruno. Giovedì 26 novembre, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti, Paolo Biazzi e Isa Tironi. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Ronchetti Cesare, Giuseppina e sorelle Doninelli. Venerdì 27 novembre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa, defunta Gatta Giovita. In oratorio alle ore 15, Coroncina Divina Misericordia. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Teresa, Brognoli Gilberto, e famiglia. Sabato 28 novembre, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Biloni Assunta, Capuzzi Guido. In parrocchiale alle ore 20, Santa Messa pro populo. Domenica 29 novembre, in parrocchiale alle ore 8.
Santo, Santa Messa. Defunta Angela e Luigi. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa. Defunti Giuseppe, Angela, Andrea, Franco Biloni e Giuliani Chiara. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Defunta Fanconi, Maria Rosa, Breda. A disposizione in chiesa parrocchiale il sussidio di preghiera per le famiglie con figli nel percorso ICFR nel tempo di avvento, da ritirare all'uscita. Domenica 22 novembre alle ore 18:30 in chiesa parrocchiale la comunità saluta e ringrazia Don Luca nella messa solenne da lui presieduta. Lunedì 23 novembre alle ore 20:30 incontro online del Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici e del Gruppo Operativo del Restauro della Chiesa Parrocchiale. Domenica 29 novembre sarà la giornata del pane. Siete invitati a portare ciascuno il proprio pane alla messa per la benedizione. Avvento 2020. Da lunedì 30 novembre, dalle ore 7:40 alle 7:50, nella chiesa dell'oratorio Buongiorno Gesù, dal lunedì al sabato. Indulgenza plenaria per i defunti. Si concede l'indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime del purgatorio, al fedele che, nei singoli giorni, per tutto il mese di novembre, devotamente visita il cimitero e prega per i defunti. Per tutto il mese di novembre visita una chiesa o un oratorio o un cimitero, recitando un Padre Nostro e un Credo. Adempie le tre condizioni, confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. E si ricorda che l'ufficio parrocchiale, il cortile e il bar dell'oratorio rimangono temporaneamente chiusi. Come raccontare 11 intensi anni in pochi minuti? Come scegliere cosa raccontare e cosa ricordare? Le parole, i sentimenti e le immagini scorrono nella mente, rendendo difficile fare una scelta. E alla fine non è possibile scegliere cosa ricordare, perché il ricordo non appartiene alla mente, ma abita nel cuore. Caro Don Luca, di questi 11 anni trascorsi insieme vogliamo ricordare tutto. Vogliamo ricordare le tante esperienze condivise, e sono state proprio tante, ma non dimentichiamo la delusione per quello che invece non siamo riusciti a fare. Vogliamo ricordare i momenti di gioia e serenità, ma non dimentichiamo i momenti di fatica, le tensioni e le incomprensioni. Vogliamo ricordare le parole di conforto, incoraggiamento, stima che reciprocamente ci siamo scambiati. Ma non dimentichiamo le parole dure e fredde che in qualche momento di rabbia hanno prevalso. Vogliamo ricordare i gesti fraterni, ma non dimentichiamo i modi bruschi. Vogliamo ricordare le risate, ma non dimentichiamo le arrabbiature. Vogliamo ricordare i volti illuminati dai sorrisi, ma non dimentichiamo gli occhi bagnati dalle lacrime. Non vogliamo dimenticare niente di questi 11 anni, perché niente è stato vissuto invano. Dalla città di Chiari sei arrivato giovane e novello sacerdote nel nebbioso e sconosciuto paesello della Bassa Bresciana. Ora dal paesello di provincia te ne vai, uomo adulto e sacerdote più maturo, per essere parroco di città. Abbiamo camminato insieme per un bel pezzo di strada, siamo cresciuti e maturati, ed è questo alla fine ciò che rimane. La persona che ciascuno di noi è oggi dopo averti conosciuto e frequentato, e la persona che oggi sei tu dopo 11 anni vissuti con noi. Ti abbiamo accolto fresco di ordinazione e di nomina. In mezzo a noi hai mosso i tuoi primi passi nel ministero. Nella nostra comunità
hai vissuto le tue prime indimenticabili esperienze sacerdotali. Eri giovane, novello e, se permetti, anche inesperto, perché tante cose non sono scritte sui libri di teologia e non si imparano in seminario. In questi anni abbiamo contemplato le meraviglie che Dio ha compiuto in te e nella tua vita e la tua docilità all'azione dello Spirito Santo. Sei cresciuto, Don, come uomo e come sacerdote. Oggi commossi ti salutiamo. Magari per un po' di tempo ci sentiremo con assiduità, poi solo qualche volta e poi per il compleanno e a Natale e Pasqua. Non per pigrizia, ma perché sappiamo che alla fine è così che vanno le cose. Però sappiamo anche che sempre ci possiamo incontrare nella preghiera e soprattutto davanti a Gesù e Eucaristia. E questo non è tanto per dire, l'abbiamo imparato e vissuto insieme. È con Gesù e in Gesù che le distanze si accorciano e i cuori si avvicinano. Ringraziamo il Signore per il dono che sei stato e continuerai ad essere per la nostra comunità parrocchiale e soprattutto per ciascuno di noi. E come ci dicevi sempre salutandoci, Don, il Signore ti benedica. Ciao a tutti, a presto! Il Giacinto. Se vogliamo godere della bellezza e del soave profumo del giacinto, questo è il momento giusto per cominciare a coltivarlo. Il giacinto semplice da seguire è adatto anche a chi ha le prime esperienze di giardinaggio. In terra, in vaso o semplicemente appoggiato sopra un bicchiere di acqua, il giacinto, o meglio il bulbo del giacinto, può essere seguito e cresciuto anche da un bambino. E sarà una bella esperienza metterlo a dimora e poi sorvegliare l'occhieggiare delle prime puntine di germoglio. A dicembre lo vedrete sviluppare le foglie verdi con all'interno una piccola pannocchia compatta. Quando finalmente sarà più grande, grazie al clima o al tepore della vostra casa, vedrete sbocciare i suoi fiori colorati, dal bianco al violetto al rosa. Ma soprattutto potrete godere dell'inconfondibile profumo che sprigiona, preannuncio sicuro della bella stagione. Alloro laurus nobili. L'alloro è una pianta appartenente alla famiglia delle lauracee. Originaria dell'Asia Minore, si è diffusa in seguito in tutta Europa. Il nome botanico dell'alloro deriva dal termine latino laurus, che significa lode, nobile, illustre, importante, famoso. Nella mitologia greco-romana, l'alloro era una pianta sacra, era l'albero del dio Apollo e simboleggiava la sapienza e la gloria. Una corona d'alloro cingeva la fronte dei vincitori dei giochi. L'alloro è una pianta dalle molteplici destinazioni. Oggi la si coltiva in forme ibride come pianta ornamentale per abbellire giardini, parchi, aiuole e bordure, ma la troviamo ancora coltivata nell'orto come pianta aromatica. Sono molteplici le proprietà benefiche dell'alloro. Le foglie si utilizzano per insaporire carni e pesce, per aromatizzare la cottura delle castagne. Ha proprietà digestive. Le bacche vengono utilizzate per produrre liquori e, infine, è utile anche per un bagno rinfrescante e tonificante. Comune di Gottolengo. Riunione del Consiglio Comunale mercoledì 25 novembre alle ore 18 nella sala consigliare. Ordine del giorno. Surroga consigliere dimissionario signor Onorini Giacomo. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 23 settembre.
Comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco della presa d'atto nota dell'assessore, il signor Milzani Andrea, e attribuzione nuove deleghe. Esame e approvazione piano diritto allo studio, anno scolastico 2020-2021. Esame e approvazione regolamento per i servizi socioassistenziali scolastici per l'anno scolastico 2020-2021. Approvazione dello schema per il rinnovo della convenzione per la gestione del centro servizi territoriale della provincia di Brescia, denominato Centro Innovazione e Tecnologie per il periodo 2021-2025. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019. Avviso contributi famiglie numerose. Requisiti: residenza nel comune di Gottolengo, presenza di 4 figli minori e ISEE non superiore a 15.000 euro, presenza di 3 figli minori, di cui uno disabile o invalido, e ISEE non superiore a 7.500 euro, assenza di morosità nei confronti del comune alla data del 31 dicembre 2019. È possibile fare domanda dal 16 novembre al 15 dicembre 2020. Per informazioni, contattare l'Ufficio Servizi Sociali al telefono 030 95 18 738 o tramite email segreteria@gottolengo.com e il modulo è scaricabile dal sito www.gottolengo.com. Il Comune di Gottolengo annuncia la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020 e 2021. Le vaccinazioni avverranno presso il Palazzetto dello Sport di Via Grammatica. Le vaccinazioni si effettuano esclusivamente su appuntamento, prenotando telefonicamente in comune all'Ufficio Servizi Sociali il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Telefono 030 95 18 711. Le vaccinazioni avverranno mercoledì 18 novembre dalle 9 alle 12, mercoledì 2 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 9 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 16 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 23 dicembre dalle 9 alle 12 e mercoledì 30 dicembre dalle 9 alle 12. Gli appuntamenti verranno dati agli utenti dai 65 anni e agli utenti di qualsiasi età con esenzione per patologie. Verranno inseriti invece in lista d'attesa gli utenti tra i 60 e i 64 anni, i conviventi di soggetti a rischio, utenti di medici di base che hanno aderito alla campagna e che devono fare solo il pneumococco e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni non patologici. Il suo martirio ci viene raccontato in una passio greca del VI-VII secolo. Una giovane cristiana di origine nobile, invitata dall'imperatore Massenzio o Massimino a sacrificare agli dèi, lo apostrofò così: «Perché vuoi perdere questa folla con il culto degli dèi? Impara a conoscere Dio, creatore del mondo, e suo figlio Gesù Cristo, che con la croce ha liberato l'umanità dall'inferno». L'imperatore, colpito da tanta fermezza, cercò di farla convincere dai ragionamenti dei suoi filosofi, che però vennero confutati dalla sapienza della giovane e si convertirono, venendo per questo condannati a morte e arsi vivi. Il sovrano tentò di sedurla con l'offerta di matrimoni importanti e di ricchezze, ma lei rifiutò e fu incarcerata. Andarono a trovarla l'imperatrice e il capo della corte, che a loro volta si convertirono insieme a 200 soldati, finendo tutti decapitati. Caterina, sottoposta al supplizio delle ruote appuntite, fu salva per intervento di un angelo, e le ruote stritolarono molti soldati.
Anche a lei allora fu tagliata la testa, ma invece del sangue dal collo sgorgò del latte e il corpo fu trasportato dagli angeli sul monte Sinai. Una conversio, forse del secolo VIII, ci dà invece notizie circa l'infanzia e il matrimonio mistico di Caterina con Gesù Bambino, presentatole dalle braccia stesse della Vergine in una visione nella prima notte dopo il battesimo. Nonostante certi luoghi comuni a carattere leggendario presenti nei testi citati, la figura di questa martire coinciderebbe con un personaggio realmente esistito, una giovane di Alessandria ricordata da Eusebio. Inoltre, il trasporto miracoloso del corpo sul Sinai indicherebbe una tarda traslazione al tempo delle invasioni arabe, ipotesi non contrastante con la diffusione del culto di Caterina in Occidente nel secolo VIII, parallelamente al quale si sviluppò una vastissima iconografia centrata soprattutto sul martirio e sul suo sposalizio mistico. Ad esempio, la sua vita è illustrata con ben 48 scene nelle vetrate situate nella navata destra del Duomo di Milano. E con questo è tutto, ricordando a coloro che non navigano in rete che potrete seguire le sante messe, lo scorrimento continuo degli avvisi e TRG notizie attraverso il tradizionale canale televisivo, vi auguriamo una buona domenica e una buona settimana. Uno dei tesori artistici più importanti che l'Italia possiede, parte integrante della sua bellezza e identità, è rappresentato dal Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato tra il 1535 e il 1541 e custodito a Roma nella Cappella Sistina. Si tratta di un affresco magnifico e terribile, densamente popolato di personaggi, di concetti e di simboli, in un vorticoso avvicendarsi. Ai piedi di Cristo Giudice, gli angeli suonano le trombe dell'Apocalisse, si assiste alla resurrezione dei corpi, all'ascesa al cielo dei giusti e alla caduta dei dannati all'inferno. Undici angeli privi di ali risvegliano i morti con le trombe. Le ali sono simbolo di velocità e libertà di movimento dei messaggeri di Dio. Gli artisti non hanno trovato simbolo migliore per rappresentare la natura spirituale di questi esseri perfettamente liberi e desiderosi di collaborare con il principio creatore di ogni cosa per conseguire l'evoluzione finale dell'umanità. Michelangelo ha voluto rinunciare a questa convenzione e ha preferito rappresentarli antropomorfi e apteri, come accadeva sino al IV secolo, innalzando quindi il valore del corpo umano, di cui Dio stesso rivestì suo figlio nell'incarnazione, per sottolineare quanto la materia, se spinta al bene con l'aiuto dello spirito, possa essere eccelsa e contemplabile. Dunque gli angeli, quando si manifestano agli uomini, appaiono antropomorfi, come accade nell'episodio biblico dei tre angeli che visitano Abramo, o quando l'arcangelo Raffaele accompagna Tobiolo nel suo viaggio. Le ali erano anche simbolo ai piedi di Mercurio, che, non dimentichiamolo, era messaggero degli dei, così come gli angeli, dal greco angelos, lo sono di Dio. Gli angeli suonano delle trombe, simbolo dell'Apocalisse, della fine del mondo. Delle sette trombe si parla in Apocalisse 8:6-21. La prima tromba causa grandine e fuoco, che distruggono buona parte della vegetazione. La seconda tromba scatena una massa infuocata, forse un asteroide gigante, che finisce in mare e causa la morte di un terzo delle creature viventi marine.
La terza tromba fa precipitare un altro asteroide su laghi e fiumi, portando desolazione. La quarta tromba provoca l'oscuramento del sole e della luna. La quinta tromba richiama enormi stormi di cavallette che attaccano l'uomo torturandolo. La sesta tromba fa sorgere dalle profondità orride dell'inferno un esercito demoniaco che uccide un terzo dell'umanità. La settima tromba chiama i sette angeli con le sette coppe dell'ira di Dio. Due angeli reggono due libri, uno piccolo e uno grande, indice del numero degli eletti, pochi stanno in un libretto, e dei dannati, la maggior parte, visto che è necessario un libro enorme per contenerne i nomi, facendo avverare l'ammonimento di Gesù quando era sulla terra. Sotto gli angeli si intravede una grotta arroventata e cupa, da cui fuoriescono due esseri brutali e orrendi. Si tratta dell'antro infernale, da cui si passa per precipitare nel regno della disperazione eterna. La grotta è posta esattamente dietro l'altare. Secondo i codici prossemici, questa posizione è simbolo della manifestazione del demonio dell'Anticristo proprio all'interno della Chiesa, prima della fine dei tempi. A sinistra di tale grotta si stende una landa, simbolo della morte corporale, da cui scaturiscono da sottoterra numerosi personaggi, icone di cadaveri o scheletri che recuperano il proprio corpo, destinato insieme allo spirito o al godimento eterno o all'eterna disperazione. I codici gestuali e mimetici esprimono il faticoso risveglio e il ritorno alla coscienza. Talvolta i risorti appaiono durante la metamorfosi che da scheletri li trasforma nuovamente in esseri viventi corporei, ma stavolta muniti di un corpo immortale, in una vita eterna, o di dolore o di gioia, a secondo dei loro meriti. È la metafora di una nuova nascita, con corpi che vengono alla luce, uscendo dal ventre della terra che li ha accolti in vista della parusia, cioè della venuta di Gesù alla fine dei tempi, per instaurare il regno di Dio. Tale immagine risponde alla domanda di Nicodemo. Sulla destra, in alto, due corpi sono disputati tra angeli e diavoli. Uno dei due è tenuto per le gambe da un angelo, mentre un diavolo cerca di strapparlo giù, tirandogli i capelli. La mano di un diavolo che gli ha legato un serpente alle caviglie lo trattiene, mentre l'angelo lo solleva. Questi personaggi sono la sineddoche dell'umanità che si è pentita di una vita di misfatti all'ultimo momento della propria esistenza, evitando la dannazione. I demoni li pretendono, considerate le azioni commesse, ma gli angeli sanno che essi non diverranno prede dell'orrore, grazie alla volontà di cambiare vita e del pentimento nell'ultimo scampolo della loro bieca esistenza. In questa immagine si evidenzia il principio esplicitato da Gesù nella parabola dei lavoratori della vigna. All'estrema sinistra, in basso, tra i risorgenti, vediamo un uomo barbuto, icona di Michelangelo, che osserva meravigliato un uomo col capo coperto, icona di Dante. Poco più in là, un uomo col cappuccio sorge da un crepaccio, icona di Gerolamo Savonarola. Come Dante fece nella sua commedia, anche Michelangelo ha voluto punire o premiare grandi personaggi del passato o suoi contemporanei, inserendoli nel suo capolavoro.
A destra della grotta diabolica appare la barca che trasporta i dannati. È chiara l'allusione ai versi di Dante in cui appare Caronte, il traghettatore infernale. Il personaggio di Caronte è icona di Carlo III di Borbone, che nel 1527 condusse le truppe imperiali fino a Roma, che fu saccheggiata. Morì proprio durante il famigerato sacco di Roma, colpito da una palla d'archibugio. Caronte traghetta le anime malvagie dal giudice infernale, Minosse, anch'esso allusione alla figura demoniaca apparsa nella Divina Commedia. Minosse, con orecchie d'asino, simbolo di ignoranza, è qui icona del maestro di cerimonie del Papa, Biagio da Cesena, che scandalizzato dal turbinio di corpi nudi che sì disonestamente mostrano le loro vergogne, definì l'affresco adatto da stufe, cioè bagni termali, ed osterie, piuttosto che alla cappella del Santo Padre. Da notare il serpente che lo avvolge tante volte quanti sono i cerchi infernali che l'anima condannata deve discendere e che gli morde il pene per punirne probabilmente l'eccessiva brama sessuale. Nel vorticoso aggrovigliarsi dei dannati appaiono anche Cesare Borgia di schiena, a capofitto e all'estrema destra in basso il conte Ugolino e l'arcivescovo Ruggeri. Il demone con gli occhi che escono dalle orbite, alle spalle di Minosse, è icona di Pierluigi Farnese, figlio di Paolo III, noto per essere un sodomita violento e per aver stuprato un giovane chierico al punto di averne causato la morte. Al di sopra dei dannati, sulla barca e sulle rive dell'inferno, si sta scatenando una zuffa apocalittica, in cui, vorticando e contorcendosi, i dannati tentano disperatamente di ascendere, mentre gli angeli con forza li respingono e demoni in basso li trascinano verso il loro orrendo destino. Alcuni dei dannati sono simboli di vizi o di peccati. Un dannato seduto si copre il volto disfatto e atterrito, mentre i diavoli lo trascinano in basso. È il simbolo della disperazione. Il serpente che lo morde è simbolo del rimorso. L'essere mostruoso che gli si avvinghia alle gambe è simbolo dell'impossibilità di salvarsi. L'uomo a testa in giù che mostra appesi al mantello una borsa con denari e due chiavi è simbolo di avidità. Il dannato artigliato dai demoni per i testicoli è simbolo della lussuria. I codici gestuali e mimetici dei reprobi rappresentano l'orrore, la disperazione, la percezione della catastrofe repentina, inattesa e imminente. Quelli dei demoni, l'ingorda voluttà della cattura, il perverso desiderio di far soffrire la creatura tanto amata da Dio e che ha tradito il suo creatore, ma anche il lato grottesco, osceno, caricaturale, perfino ridicolo, del male. Le pene infernali non sono visibili, sono all'interno dell'antro, ma il loro solo pensiero evoca tormento e angoscia. E mentre i dannati precipitano nel regno dell'immobilità senza fine, della morte, dell'annientamento eterno e cosciente, nel vicolo cieco di ogni divenire, in antitesi, nel lato opposto, schieri di beati, stupiti ma lieti, confusi ma sereni, ascendono verso la dimensione del continuo gioioso fluire.
sospinti da una forza incontrollabile, talvolta aiutati dai santi, dagli angeli e da altri beati, iniziano in quel preciso attimo la loro vera vita, piena di novità, di gioia e di infinite possibilità. Tutta la composizione ruota intorno alla magnifica figura di Gesù, nel colmo della sua gloria durante la parusia. Il suo corpo troneggia massiccio ed elegante, in armoniosa torsione, mentre si erge in avanti e con le mani ordina il flusso vorticoso delle energie che stanno sconvolgendo il mondo durante l'ultimo giorno. I codici mimetici sono il simbolo della sua imperturbabile giustizia, che si limita a far sì che gli eventi seguano il loro immutabile corso, liberando l'energia che attira gli eletti verso la luce e i reprobi verso l'oscurità, così come avveniva mentre erano in vita e sceglievano di essere figli della luce o delle tenebre. Il Figlio di Dio non si vendica sul male, semplicemente porta a conclusione il processo già innescato da ogni anima con le proprie scelte durante il transitorio passaggio sulla terra. Accanto a lui, la Vergine volge il capo, in attesa che si compia la divina giustizia. I suoi codici gestuali e mimetici sono simbolo del fatto che da questo momento, essendo finiti la storia e il tempo, la sua funzione di mediatrice tra gli uomini e Dio e la sua intercessione non ha più ragione di esistere. Da questo momento inizia la nuova era in cui coloro che amano Dio godranno della beatitudine eterna e non avranno più necessità del suo aiuto per salvarsi dal male che non esiste più e potranno relazionarsi a Dio direttamente, contemplando il suo volto. Intorno al Cristo è radunata una folla di apostoli, profeti, patriarchi, sibille, eroine dell'Antico Testamento, martiri, vergini e santi, che tutti intorno formano una doppia e turbinosa corona di corpi. I beati si baciano e si abbracciano, felici di ritrovare i propri cari, contemplano la bellezza assoluta, osservano i movimenti di Gesù in un vorticare impetuoso e incessante dovuto alla rigenerazione di tutte le cose. Secondo le categorie idetiche, la linea vortice, come quella che anima l'affresco, invia un messaggio inconscio di dinamismo, cambiamento, mutamento, progresso, rinnovamento. Molti dei santi che circondano l'icona del Cristo sono identificabili grazie ai loro simboli. Abbiamo così San Lorenzo con la graticola e San Bartolomeo con la sua pelle che gli fu strappata durante il martirio. Bartolomeo è anche icona dell'Aretino, poeta e scrittore, e il viso deforme e afflosciato della pelle è icona del buon Arroti. Tale immagine pare sia ironica allegoria della condizione in cui Michelangelo si sentiva psicologicamente dopo che l'Aretino criticò aspramente il suo giudizio universale. A destra di Cristo si vedono Sant'Andrea, il cui simbolo è l'omonima croce che porta, e San Giovanni Battista, con il simbolo del manto di pelo di cammello. Il simbolo di San Pietro sono le chiavi del paradiso, che vengono restituite a Cristo in quanto non serviranno più, da quel momento in poi, ad aprire e chiudere le porte dei cieli. Nel gruppo di sinistra, in cui sono radunate le vergini, le sibille e le eroine dell'Antico Testamento, vi sono due donne, di cui una ha un gesto protettivo verso l'altra che le si avvicina abbracciandole i fianchi. Si tratta della prosopopea della Chiesa Misericordiosa, che accoglie una devota, sineddoche dei fedeli.
sull'estrema destra un uomo possente regge una croce. Si tratta dell'icona di Simone di Cirene, che aiutò Cristo sulla via del Calvario, oppure di Disma, il buon ladrone. Alcuni hanno scorto in questa raffigurazione il simbolo dell'umanità oppressa dai suoi dolori e dalle prove necessarie per seguire Gesù. Sotto di lui appare San Sebastiano, che tiene in mano il suo simbolo, le frecce del suo martirio. Il simbolo di San Biagio sono i pettini chiodati con cui fu martirizzato. Quello di Santa Caterina d'Alessandria è la ruota addentata spezzata. San Filippo ha il simbolo della croce e Simone Zelota della sega. Nelle due lunette superiori appaiono gruppi angelici che recano gli strumenti usati nella Passione di Cristo. Sono la croce, la corona di spine, i chiodi, la colonna della flagellazione, la scala per deporre il corpo, il bastone con la spugna imbevuta d'aceto, simboli del suo sacrificio che permette agli uomini di godere, in questo ultimo giorno glorioso e terribile, della salvezza eterna.